Bentornati in questo nuovo episodio della nostra carriera allenatore qui su eSports FC 24 con la nostra Salentum. Se nello scorso episodio ci siamo lasciati con qualche offerta arrivata per il nostro Lindelof e ovviamente le ho respinte, le ho rifiutate tutte, in questi giorni ci ho ripensato e ho detto perché no invece, perché non farlo, e quindi l'ho messo in lista trasferimenti. Ovviamente è arrivata una richiesta del Milan e hanno accettato per 33 milioni. Ora ci andiamo a giocare la sua ultima partita contro questo Spezia e poi andremo a prendere un giovanissimo. Andremo a mettere ovviamente il nostro coso, il nostro Brent White titolare. Hernandez scalerà come suo sostituto e poi andremo a prendere questo giovanissimo italiano, gioca in Spagna, 19 anni e un 73 se non sbaglio, e quindi ragazzi, voi come sempre mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Vi ricordo che anche questo pomeriggio saremo in live sul sito Viola dall'altra parte alle ore 18 per andare a giocarci di Outer Worlds. Mi raccomando, non mancate, vi aspetto in tantissimi. Allora, Rizzo, il nostro Rizzo se la gioca titolare al posto di Zerbin, ma Zerbin entra al secondo tempo. Marchetti al posto di Caparezza e Fabian, che al momento lo vedo da titolare al posto di Jetson Fernandez. Al secondo tempo entrano Fontana e Michelino, sicuramente anche, poi Silva, Zerbin e poi vediamo chi si stanca di più tra Marchetti, Berg e Lindelof e decidiamo se far entrare Caparezza o Brent White. Detto questo, possiamo andare alla nostra partita. Tra l'altro il nostro Marchetti è diventato un 80, attenzione, sta crescendo anche lui, sta crescendo. Tra i protagonisti annunciati, ecco il nostro Costa, per il momento un discreto sostituto di Kristović, non che Kristović sia tutta questa grande cosa, però ci stiamo comportando benino, pochi gol fatti ma anche pochissimi subiti, quindi diciamo che la nostra difesa si sta comportando nettamente meglio rispetto all'attacco. Berg, attenzione subito per Costa. Bella azione, subito prepotenti all'attacco. Reinier alla battuta, sempre per Costa che non ci arriva, sulle mani per Rizzo, mamma mia, la tocca il portiere ma sarebbe stato fuori comunque secondo me. Rizzo alla battuta, attenzione per Lookman di testa, fuori, altissima, levissima, purissima. Reinier per Fabian, scusate, Fabian attenzione, può crossarla al centro, brutto, bruttissimo, mamma mia. Vai Lookman, vai Black Panther, dai. Mamma, Sala, che cosa ha fatto? Come l'ha tenuto di fisico? Non l'ha fatto passare, attenzione. Scopriamo meccaniche, scopriamo dopo 10 mesi di gioco. Costa, mamma mia. Bravo Reinier, la tiene. Crossa al centro. Fuori gioco, Rizzo, fuori gioco. Però era buona, era bello. Se non fosse stato in fuorigioco avesse fatto l'inserimento un attimino dopo sarebbe stato veramente un bel gol. Però va bene, scattato un attimino in anticipo. No, Berg. Mirchetto si stampagna sul palo anche. Bravo Mirchetto, ci mette la faccia in tutti i sensi. Bene, dai che è finito questo primo tempo, mamma mia, 0-0 che regge, ma brutta, brutta. No, ma fammi continuare, ma sto in attacco, ma fammi continuare, e quelli li fai continuare sempre, quando invece, no, il computer si può continuare quando vuole, e quanto vuole. Tu no. Reinier, che è tua. No, attenzione, oddio. Lindelof, raccomando, che oggi è la tua partita, cerca di la tua ultima partita, quindi
Berg, che abbiamo deciso oggi? Lindelof, è la tua ultima partita, cerca di farla per bene, di lasciarci come sei arrivato. Quindi bello potente, possente, l'hai visto Rizzo? No, Lookman, bravo Sergiolino, cambia gioco, Berg, Reinier, chiama lo scambio con Fabian, se la tiene, poi lo serve, adesso, per Reinier, Lookman, su, sempre sul difensore, attenzione, Rizzo, torna dietro, Marchetti, Lindelof, se la giocano, la scambiano, Rizzo, ancora, Rizzo, l'hai visto? No, vai per Rizzo, non ci credo, Rizzo, oh, non riusciamo a fare gol contro Sospezia, allora, Cucurella entra sicuramente al posto di Berg, Fontana al posto di Sulemana. Bisogna farli giocare. E Fabian, Zerbin, Silva al posto di Lookman. Vento, ma davvero straordinario. Il vento davvero straordinario. Allora, ma perché facciamo battere Rizzo? Facciamo una battuta diversa. Vieni Rudy, vieni. Attenzione Rudy. Mamma mia. Veramente una mestizia incredibile. No, Michelino. Rosso? Potrebbe arrivare addirittura il rosso. Ma che rosso è? Ora la pressione è tutta su di loro. Ma che rosso è? Ma che stiamo scherziamo? Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Bravo Sergiolino. Vai Sergiolino. Era intelligente sta palla. Era intelligente. Seconda rete della partita per l'Udinese. Marchè è tua, eh? No, Marchè. Lindelof. Non ci facciamo saltare, Lindelof. Bravissimo Lindelof. Via Lindelof. Via. Bravo Lindelof, ancora un lottatore. Ma smettila. Oh, è rigore tutta la vita. È rigore tutta la vita questo. È rigore tutta la vita questo. Ma non scherziamo. Ma che cos'è? Ma un rosso dato così a cazzo, un rigore non dato. Prestazione positiva della difesa che si conferma ancora una volta la meno. Perché il pallone che fluttua. Sottolineare anche da evidenziare la giornata 9 degli attaccanti. Non hanno trovato il gol e potevano... Ma non scherziamo, ragazzi. Ma che cos'è? Ma che partita è? L'Udinese che vince contro il Milan. Avevamo anche l'opportunità di accorciare su di loro. Grazie per aver accettato di rispondere. Avevamo anche l'opportunità di accorciare. Capita a tutti di sbagliare. Che te devo dire? È vero, sì, che è sempre un bel risultato utile, però non riusciamo a segnare. Però al tempo stesso non prendiamo neanche gol, eh. Cioè, è anche buona come cosa, però. Lindelof venduto, ci arrivano 28 milioni e quindi andiamo subitissimo a prendere il nostro giovane dalla Spagna, arriva dalla Spagna con furore. E dove stai? Eccolo, Enzo Bruno, 19 anni e 1,82 m, quindi un pochino bassino, però ha passaggio calibrato, forte di testa, costa poco, circa una decina di milioni. Cerchiamo di
spendere un pochino di meno. Ah no, non gioca in Spagna, gioca in Francia, a Lille. Non so perché, ma mi ricordavo la Spagna. Allora, proviamo con 7 milioni e mezzo, come sta qua il prezzo e cartellino? Se, vabbè, ma che vuoi? Vuoi pure una fetta di culo, vuoi? Vuoi pure una fetta di culo? 7 milioni e 8, ma senza rivendita però. Cosa? Che vuol dire? Non c'è uscita neanche la scritta, è un accordo, ci siamo arrivati all'accordo, bene, bene, bene. Vieni Bruno, vieni a casa, vieni. E Bruno è arrivato, Lindelof è andato, 33 milioni. Io direi che abbiamo anche rinforzato sto Milan, però va bene. Avremmo potuto strappare molto di più, però a 35 milioni, oh, non li volevano proprio, non volevano proprio accettare. No, 35, sono troppi 35, non possiamo, non si può fare, no, vabbè, è andata. Allora, Brent White ovviamente diventa il titolare, e contro la Juventus se la deve giocare, Sala. Mi dispiace, ma mi sa che non te la giochi, Mi sa che non te la giochi. Allora, Reinier... Mamma mia, io non so come è possibile che Reinier non riesca a fare due partite di seguito. Porcaccia la miseriaccia. Oh, non si può. Allora, se la gioca ovviamente il nostro Colombo al posto di Rizzo. Quindi entra al secondo tempo. Andiamo un attimo a modificare la gestione squadra così. E Poli non mi serve. Ci mettiamo Hernandez, Marchetti, Moraes, Fabian, Rizzo, Caglià, Silva. E la prossima se la gioca però Colombo. Entra al secondo tempo o al posto di Zerbin o al posto di Reinier. E sta partita è troppo importante, Sta partita è troppo importante. Sta Juventus a 45 punti. E quindi 46 punti. Non so perché prima c'era 45 e mo 46, così tutto d'un tratto. La Juventus vuole Brent White? Sì, va bene. E continuo. Sì, proprio ve lo darò. Anche l'Inter ci ha superato, però ha una partita in più, 46 punti insieme alla Juventus. Noi potremmo scavalcarle entrambe e arrivare secondi, però bisogna vincere. Bisogna vincere questa partita, altrimenti il secondo posto lo vediamo col cannocchiale. Vabbè, ce l'andiamo a giocare così. Berg va benissimo. Non mi sono portato Colombo. È un incrocio decisamente interessante. Non mi sono portato Colombo. Va bene. Mi dispiace Colombo, sarà per la prossima. Mi dispiace. Bravissimo Luca, come si inizia belli potenti. Dai, subito. Andiamo a fare il primo, stavo per dire, però. Vabbè. Ma zitto, Lele, mamma mia, zitto. Guarda sta Juventus, guarda che gioco che c'ha. Ma prima da titolarissimo per coso? Per Brent White. Scelti fra i pali. Rodrigo Bentancur insieme a Locatelli. L'hai visto per Reinier, bellissima sta palla. Reinier. Ma come cazzo tiri? Ma come? Come si fa a tirare così? Io veramente. Avanzano la tre quarti avversaria. Costa, dai. Sulle mana. Jetson, Costa. Costa. Oh, vedi come si segna? Lo vedi come si segna? Col piede debole? Reinier, impara. Guarda e impara. Subito, 1-0. Bravo Costa. Bravi. Bello. Si riprende a giocare, punteggio che vede ora la Juve sotto di un gol. Forza, bisogna continuare così però, Bravo Jetson. Attenzione, ancora. Vai, vacce. Vai in porta. Ci mette il no!
Stava per succedere. Dai, 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 subito, subito. Andiamo a recuperare. Oh, questo che ci fa solo? Capo! Bravo Mirchetto, vai. Sulemana, l'hai visto. Reinier, di nuovo per Sulemana. Lo scambio. Reinier, va sulla fascia. Reinier. E invece no, per Costa. Col mancino di nuovo, Szczęsny. Quasi, quasi. Tutto partito da Mirchetto. Distanza 15 metri. Tempo di reazione 0,5 secondi. Anche un po' troppo per il portiere. Dai, Berg. No, Mirchetto. Ui, che fai? Caparezza, stai calmo, Caparezza, stai calmo. Il Diz, attenzione. Bravissimo, Mirchetto. 0,27. Facciamoli vedere come si para quello scempio di Szczęsny. Hai visto? Modò! Peccatissimo. Vabbè, è finito sto primo tempo, dai. È finito. Abbiamo giocato veramente bene sto primo tempo. Abbiamo rischiato di farne due. Però bisogna essere un pochino più cinici, un pochino più freddi. E sta partita ce la portiamo a casa, così come il secondo posto. Però bisogna continuare, ragazzi, bisogna continuare. Bravissimo. Guarda che non c'è nessuno mai. L'hai visto. Costa col destro di nuovo. Mamma mia, Szczęsny, cosa ha preso? Esce Caio Jorge, entra Diogo Jota, Brent White. Sulemana. E Reinier. Oddio, l'avevo vista dentro. Non me lo dire, avevo già vista dentro, sì. Oddio, di quanto poco è uscita. Stizza da parte dell'allenatore dopo questa. Porca loca. Bravo Coso. Sempre loro ce l'hanno però, Sempre loro ce l'hanno, vai Coso, vai. Non far girare, Coso. No, Coso. Ha fatto tutto lui. Bravissimo. Mi sei piaciuto proprio tanto. Bravissimo. Caparezza. Può andare Caparezza. A spazio. Vede Sulemana. Che viene servito di nuovo. No, capa. Mannaggia la miseria. Io ti ho detto fai il passaggio di prima. Fai il passaggio. Guarda Sulemana, ma che fallo era? Attenzione, Reinier per Zerbin, di tacco, lo serve, Lookman, ancora, Lookman, per il 2-0! Bravo, questo merito di Reinier, bravissimi tutti quanti, però adesso facciamo un paio di gambi così, giusto per... Allora, Reinier ha giocato bene, quindi confermato per la prossima. E gioca Rizzo con Zerbin, poi Hernandez al posto di Sala, Marchetti al posto di Berg e si scambia con Caparezza. E per adesso va bene così. Non ci stiamo affatto comportando male. Proprio no. No, e invece sì. Ma non era fuori gioco? No. Non era fuori gioco. Diogo Jota. Mamma mia, che brutto vederlo con la maglietta bianco-nera, eh. Niente brutti. Non rischiamo, dai. Non rischiamocela. Giochiamocela con calma. Rizzo Sulemana. Ed è Caparezza dall'altra parte. Bravo Capa, mi raccomando, facciamoli prendere palla e andiamo a fare gol. Ci sarà una sostituzione. Cioè andiamo a farci prendere gol, più che altro devo dire. Raccomando. Caparezza ancora al centro. Bruttissimo.
Però è finita qui, è finita qui. Un gol preso, va benissimo. Però ci abbiamo preso, ci abbiamo preso. Ma che cazzo sto dicendo? Ci siamo presi anche il secondo posto. Anche il secondo, ci abbiamo preso, ho detto. Cioè, incredibile. Vedete la mia testa dove sta oggi, stamattina. Benissimo, benissimo, benissimo. Dai, dai, dai. E Michelino... una partita si è saltata sul lungo, come se dovesse saltarsi chissà quante partite. Invece doveva scontare una squalifica di una giornata sola. Va bene, va bene. Come volete voi, come volete voi. Allora, va bene, la prossima partita se la gioca per forza Colombo, che mi sono dimenticato di metterlo. Quindi, allora, andiamo a vedere Brent White. Cazzo, due giorni soli abbiamo. Bisogna fare recuperare un po' tutti, allora. Va bene, va bene, va bene. Allora, secondo posto, 47 punti. E siamo a 6 punti di distanza dal Milan. 6 punti di distanza. Quella sconfitta contro l'Udinese ci ha aiutato parecchio. E saremmo potuti stare a 3 punti se solo avessimo vinto contro lo Spezia, ma... purtroppo è andata così, purtroppo è andata così. Allora, Salernitana, 19 punti. Non dovrebbe essere una partita difficile, quindi mi aspetto tutt'altro, mi aspetto tutt'altro. Allora, Lookman, Costa va benissimo. Rizzo fuori, entra Colombo. E, Colombo se la gioca da titolare al posto di Zerbin, però. E Hernandez al posto di Sala... sì, al posto di Sala ci sta. Fabian al posto di Jetson e Moraes al posto di Sulemana. Facciamo un pochino di cambi. No, 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 sbagliato, sbagliato, sbagliato. Marchetti al posto di Cucurella. Oh, e basta così, basta così, dai. Basta così, andiamocela a giocare, cambiamo un attimino le maglie, forse no, non c'è bisogno. No, non c'è bisogno. Non c'è bisogno, dai. Non c'è bisogno. E bisogna continuare a fare bene. Bisogna continuare a fare bene se vogliamo avvicinarci quanto più possibile al Milan. Provare a scavalcarlo. Provare a vincere un bel campionato. Però il Milan ha solo 2 sconfitte e 2 pareti. Fabian. Così? Così? Sei svegliato così, Fabian, oggi? Oppure non si è svegliato il portiere? Che mi sa che il portiere ha fatto proprio la supercazzola qua, eh. O forse c'è stato qualche tocco, qualche deviazione. Probabile. No, no. È proprio il portiere che non ci ha capito un cacchio. Bravo, Giova. Bravo, Giova. Subito, quarto minuto, primo gol. Ne facciamo un altro, Giova? Ne facciamo un altro? Vogliamo andare a farne un altro, per caso? Così, per dire, eh? Mi farebbe tanto piacere. Vai, Berg, 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 perché parti e poi ti fermi? Non mi fare le finte. Di nuovo? Oh, dovevo passarla. Oh, che cos'è? Che è? Ma che vuoi? Everton che ha messo a segno un colpo importante. Ma perché? Se parla dell'Everton e c'è lo stemma della Serie A. Lo stavano seguendo già da un po' di... ma perché? Bellissimo, Lookman. 2-0. Dai, dai, subito. Sta partita la dobbiamo chiudere. Primo tempo, 4-0 e via, dai. Bravo Black Panther. Bravissimo, bravo, 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 bravo. Bella la capocciata di Costa, bravissimo. Rischiamo? No, 43esimo ancora. Occasione. Oh, dovevano segnare per forza, eh. Oh, poco. Oh, poco. So io che ho poco. Il punteggio adesso è di 2-1. Vai. Vai, Zerbi. No, vai, Colombo. Mamma mia. Mamma mia. Sti passaggi filtranti. Mamma mia. Mamma mia. Non funzionano mai. Non funzionano mai. Sempre dove c'è il difensore devono dare il pallone. Sempre. Mai una volta che riescono a darla nello spazio che si è creato, nel corridoio, mai. Ci deve essere proprio la parateria di 20 metri di libertà, se no non riescono a dare il pallone.
al compagno, non riescono a servirlo. Basta mezzo centimetro che il difensore sia in mezzo e la palla arriverà sempre sul difensore. Ha spazio per andare. Bravissimo Colombo. Intercetta bene qui il pallone. Mamma mamma. Vai, bravissimo, che pressione. Attenzione. Oh, mamma mia, una pressione veramente altissima tra Lookman e Moraes. Complice anche il difensore che si è trovato un pochino impacciato. E Lookman riesce a strappargliela. Bravi. Bravi, bravi, bravi. Doppietta per Lookman. Perfetto così. Perfetto così, perfetto così. Finita, arbitro, dai, 3-1, altri 3 punti, 7 punti in questo episodio. Peccato per la partita contro lo Spezia, ci saremmo potuti avvicinare veramente tantissimo contro con il Milan, però purtroppo è andata così, però comunque stiamo viaggiando spediti. Madonna, cioè... Porco due, una partita le ho fatto, due partite le ho fatto saltare, una perché era squalificato e una perché ho fatto giocare Fabian che mi ha fatto pure gol. Scusa, ma che cosa volete da me? Ma che cosa volete da me? Ma lasciatemi stare. Ma lasciatemi stare. Oh, offerta per Colombo. No. No, 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 no. Mister, se no, Madonna, Jetson, porco due, hai giocato la partita prima, hai giocato, figli miei. Allora, come Coppa Italia? Non me ne frega niente la Coppa Italia. Il Catanzaro agli ottavi di finale? Così? Milan-Lecce, Inter-Udinese, Roma-Como, Lazio-Bologna, Juventus-Spezia, Napoli-Catanzaro, Torino-Cremonese e Salento-Modena. Così, così. Con chi è passato? Il Catanzaro col Bari, bravi, bravissimi. Il Modena ha battuto la Ternana, il Como ha battuto la Fiorentina. Mamma mia, mamma mia. E poi ci sono state qualche altra... La Fiorentina batte l'Atalanta, dico bene. E la Fiorentina, vi ricordo, è in Serie B, in Serie B la Fiorentina, 2-1 Lecce Palermo e poi Reggiana Sampdoria, va bene. No, dovevo guardare la classifica di Serie A. Dovevo guardare la classifica di Serie A. Allora, siamo secondi. Il Milan ancora non ha giocato, quindi siamo potenzialmente a 3 punti di distacco, però sicuramente andranno a vincere anche la prossima, perché giocano contro l'Inter. E allora non sono così convinto che andranno a vincere. E poi la prossima ce l'hanno contro la Juventus, quindi altra partita tostissima. Due belle partite, due scontri diretti importantissimi per questo Milan. Speriamo di fare meglio di loro. E quindi, ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo episodio, dove ci andiamo a giocare la partita col Modena in Coppa Italia, poi l'Udinese e poi lo scontro diretto col Milan. Incredibile, il Milan c'ha l'Inter, la Juventus e poi noi in queste prossime giornate. È fantastico. Va benissimo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi do appuntamento in un prossimo episodio e quindi ci vediamo lì. Ciao, ciao ragazzi!